Cari amici, salve a tutti. Allora, in questo video vi voglio parlare di una cosa che mi è capitato qui sui social. Ho fatto un video in cui manifestavo il mio pensiero riguardo alle donne che lavorano in casa, cioè le casalinghe. E in quel video, se non l'avete visto, lo potete trovare qui in questo profilo. In quel video io sostenevo che le donne, cioè le casalinghe, sarebbero meritevoli di una minima pensione, perché come i loro mariti, per tutta la vita loro lavorano in casa, lavorano per la famiglia e non è assolutamente semplice o facile quello che fanno. Ho detto semplicemente questo. Perché la vedo una giustizia sociale che le casalinghe a una certa età abbiano un sussidio, una riconoscenza da parte dello Stato per tutto quello che hanno fatto durante la loro vita a favore delle loro famiglie o del marito, figli che andavano a lavorare. Apriti cielo! Sono arrivati commenti di tanti imbecilli su tutte le ruote. Se sei convinto così, vuol dire che nella tua vita non hai mai lavorato. Questa è una delle tante frasi. Se sei convinto così, perché forse tu, insomma, un sacco di parolacce che sono irripetibili e io non sono, avrò tanti difetti, ma volgare. Non mi piace esserlo. E allora, a tutti questi imbecilli, io voglio dire, ma che caspita avete capito della vita? Ma che caspita avete capito? Se pensate che una donna che ha sgobbato tutta la vita, iniziando dal mattino alle 5, e fai i letti e prepara le colazioni e vai a fare la spesa e cucina, il pomeriggio all'una metti a tavola da mangiare e poi rifai i piatti, poi rifai i letti, la battella, la biancheria, lavatrice e tutte queste faccende. La domenica di più, perché è domenica, e tutta la settimana, la sera, siccome arriva il padrone, il marito dal lavoro. Queste donne, trattate anche come schiave da tanti uomini, ricominciano da capo. Di nuovo i piatti, di nuovo la cucina, di nuovo spazzare, lavare, eccetera, eccetera. Ma come fate a pensare che una persona di genere, una donna, anche se sta in casa, non meriti un piccolo sussidio, una riconoscenza da parte dello Stato. Io rimango fermo su questa mia affermazione, su questo mio pensiero e sarei ultra felice che un giorno, a prescindere da mia moglie, la quale lavora e quindi avrà una pensione per i suoi contributi, a prescindere, ma per tutte le casalinghe che non lavorano all'esterno, ma lavorano e tanto in casa, sarei ultra felice che un giorno gli fosse riconosciuto questo sussidio di giustizia sociale, alla faccia di tutti gli imbecilli che sostengono al contrario e mi commentano con parolacce. Imbecilli.